Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi un quadratura un po' diversa, sono con il mio amico Tapirulan. Perché? Perché parliamo del cardio. Parliamo del cardio in una fase che molti di voi affrontano, che è la fase di massa. Ovviamente è una domanda che mi sono fatto perennemente anch'io, tantissimi clienti me la fanno. Emil, ma devo fare cardio in massa? Quanto devo farne? Quindi andiamo un po' a sviscerare l'argomento e vediamo di capire in base alla nostra situazione personale, perché ovviamente una risposta universale non esiste, se il cardio è adatto oppure no. Allora, partiamo con il dire che cardio vuol dire tutto e niente, quindi ci sono diverse tipologie di cardio, si può fare su diverse macchine, ma in generale per cardio intendiamo un'attività blanda, quindi un'attività a un ritmo normale sostenuto per circa 30-45 minuti, ok? In questo video non parliamo dell'HIIT, o meglio delle attività ad alta intensità, che meriterebbero un discorso a parte e magari più avanti. Vi farò un video sull'HIIT in massa. Per ora limitiamoci al cardio normale, quindi cosa fa questa attività fisica? Beh, sostanzialmente non fa molto, nel senso che il cardio viene utilizzato principalmente per tre scopi. Il primo è quello di migliorare l'ossigenazione dei tessuti, il secondo è migliorare la capacità del cuore, quindi la resistenza, e il terzo è il dispendio calorico che crea. Ciò che molti pensano è che il cardio in massa in realtà sia controproducente perché causa catabolismo. Quindi è vero che durante il cardio utilizziamo il glicogeno e gli zuccheri nel sangue per produrre energia, di conseguenza è facile pensare che il cardio causi catabolismo. Ora, in realtà il discorso qui è un po' più ampio e complesso, però di base diciamo che non è affatto così. Nel senso che non stiamo parlando di maratone o di chi gioca a calcio che fa 6, 8, 10 ore di cardio a settimana, stiamo parlando di fare qualche sessione da 30-45 minuti. E nella mia esperienza, in tutta onestà, il cardio aiuta anche in massa perché ha i suoi benefici. Cosa vuol dire? Che fare un paio di sessioni di cardio a settimana con un'andatura blanda sicuramente vi fa più bene che male. Perché? Perché prima di tutto, come molti di voi avranno notato, durante le fasi di massa il sistema cardiovascolare tende a lasciarsi un po' andare, a diminuire, no? È classico di chi magari mette tanti muscoli far fatica a livello fisico, a livello di respirazione nel fare poi attività aerobiche. Quindi vi dico, per non perdere la capacità aerobica vi consiglio comunque di continuare a tenere una base di cardio anche durante i periodi di massa. Questo perché? Perché comunque se pensate nell'arco di 2-3 anni magari riuscite a mettere 10, 15, 20 kg di peso in generale, ok? Facendo palestra fatta bene, quindi magari da 1,80 per 60 kg passate a 1,80 per 80-85 kg. Quei 20-25 kg in più di tessuti che avete addosso ovviamente richiedono irroramento sanguigno, richiedono circolazione, richiedono ossigenazione, che se non avete mai allenato il cuore inizia a far fatica a fare, ok? Quindi ve ne accorgete anche, io me ne sono accorto perché per un anno e mezzo non ho fatto cardio, quindi vi parlo anche perché ho vissuto su di me questa cosa, vi parlo anche di cose semplici, cioè di andare a camminare mezz'ora nei boschi o di fare una partita hockey piuttosto che di fare la partitella di calcetto mezz'ora. Se mentre prima quando pesavate 60 kg correvate 2 ore senza fiatone, adesso diventa un po' più complicato e vi stancate molto prima. Quindi il mio consiglio è, anche per una questione di salute generale, continuate a fare cardio in massa un paio di volte a settimana, 30-45 minuti va benissimo, potete farlo anche il mattino a digiuno, va bene, non catabolizzate. Volevo concentrarmi poi su questa cosa. Molte persone pensano che facendo cardio si catabolizzi. Allora, innanzitutto è la quantità di cardio che fate, secondariamente è quanto mangiate, perché una volta che voi compensate il dispendio calorico che avete col cardio mangiando e restate comunque in ipercalorica, non potete assolutamente catabolizzare tessuto muscolare, ok? Perché l'anabolismo prevarrà sempre sul catabolismo. Di conseguenza, il mio consiglio a livello generale è quello di farlo. Poi,
Ora, se siete degli ectomorfi puri, che vi servono tantissimi carboidrati, che già fate fatica a stare in ipercalorica perché magari avete uno stomaco piccolo e non riuscite a mangiare abbastanza, perché magari dopo 100 grammi di pasta vi sentite pieni e non riuscite più a mangiare per 3 ore, eccetera, allora il mio consiglio è magari fatelo un po' di meno, fatelo solo una volta a settimana, magari fate anche dei periodi in cui non lo fate, perché se già avete poco margine per l'ipercalorica e ci aggiungete il cardio, allora lì magari può darsi che facciate ancora più fatica a crescere. Al contrario, se siete, io uso i somatotipi perché mi piace prenderli come riferimento, anche se poi non siamo mai solo di uno o di un altro, comunque se siete endomorfi, quindi se siete quella struttura fisica invece con ossatura più grossa che tendono facilmente a ingrassare, il cardio magari è anche più consigliato, quindi magari anche 3-4 sessioni a settimana sicuramente non vi fanno male, perché vi aiutano a controllare il bilancio calorico, vi aiutano a comunque consumare poi anche a riposo calorie, perché aumenta l'ossigenazione dei tessuti e il consumo di ossigeno a riposo, quindi ovviamente poi lì è un po' da valutare. Però ecco, se vogliamo una linea guida generale, vi dico che il cardio in massa va benissimo, non troppo. Certo, se mi dite: Emil, io gioco a calcio e faccio 4 allenamenti da 90 minuti più la partita, vi dico è un po' difficile, perché il dispendio calorico che iniziate ad avere, il consumo di glicogeno che iniziate ad avere è molto alto, anche perché dopo i 45 minuti di attività aerobica subentra il fatto che il metabolismo diventa di un altro tipo, quindi facciamo fatica sempre di più a evitare il catabolismo muscolare, tant'è che ovviamente quando facciamo sport di resistenza, quindi maratone e quant'altro, se voi guardate il fisico dei maratoneti noterete che di massa muscolare non ne hanno quasi proprio, perché lì poi è anche una questione di peso, nel senso che meno pesi e più vai, perché hai meno chili da portarti dietro, e quindi c'è poi tutto un discorso a parte. Però senza perderci nei metabolismi energetici e quant'altro, vi dico che finché fate 30-40 minuti va benissimo. Ora, il mio consiglio è: se potete e le avete in palestra, fate cardio sulle scale, perché sono in assoluto, ma proprio una spanna sopra tutti gli altri attrezzi aerobici che esistono là fuori, ok? Quindi vi garantisco che fare 30 minuti sulle scale, anche a velocità leggera, a un 4-5 che sono 48-55 gradini al minuto, è un'attività molto molto buona dal punto di vista cardiovascolare, ed è sicuramente la migliore, la più intensa. Poi i miei due preferiti dopo le scale, perché mi rendo conto che le hanno in poche palestre, sono sicuramente la bici, quindi la spin bike, e camminata in salita a ritmo sostenuto, ok? Quindi queste due sono ottime. Ci sono altri attrezzi, quindi abbiamo per esempio il vogatore, abbiamo l'ellittica, abbiamo lo stepper, però non li vedo a livello sicuramente delle scale e anche a livello della camminata in salita o della spin bike. Il vogatore poi è buono, ma è un cardio difficile, un cardio diverso, perché non abbiamo un movimento e uno sforzo continuo, noi abbiamo la tirata e nel ritorno molliamo, poi abbiamo di nuovo la tirata e nel ritorno molliamo, quindi direi che se volete far cardio concentratevi sicuramente sulle scale se le avete, altrimenti fate o la bici o la camminata in salita. Poi ecco, ci sta anche ogni tanto sicuramente utilizzare gli altri attrezzi, però li trovo meno utili e meno con meno benefici. Questo era un po' il succo del discorso, spero di avervi risolto anche questo dubbio che magari molti di voi si chiedevano. Oggi è sabato, quindi vi auguro buon weekend e ci vediamo lunedì o martedì con il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao ciao!